allora, se l'ufficio di presidenza decide un ordine del giorno, l'ordine del giorno poi viene cambiato perché la giunta si vede la mattina con una luna diversa, non è colpa nostra, anzi organizzatevi meglio, evidentemente non siete in grado neanche di parlarvi perché avete delle difficoltà interne, però a questo punto fate una riflessione, valutate se è il caso di continuare a governare, ma non chiedete a noi di mettere in discussione un tema che ci è arrivato ieri sera su una materia che potrebbe anche essere interessante, ma va rivista con questa urgenza, perché ci sembra intollerabile, stiamo buttando del tempo, abbiamo degli altri temi all'ordine del giorno, abbiamo delle audizioni importanti su delle crisi aziendali sulle quali anche chi al governo oggi non fa nulla, allora scusate, le priorità sono altre, non fare un favore a qualcun altro che si sveglia e non considera il Consiglio regionale, perché altrimenti mi spiegate perché venite pagati così tanto. Perché se non vi considerano e vi chiedono soltanto di alzare la manina, beh, no, vi sono così tanto, io vi do indietro, ripeto. E appunto proprio perché io ci tengo a guadagnare quello che mi danno, voglio studiare le cose e non votare sulla fiducia a qualcuno che l'ultima volta ci ha presentato un testo. No, a votare sulla fiducia a qualcosa, che l'ultima volta questo assessorato, quando ci ha mandato qua un progetto di legge, gliel'abbiamo dovuto stravolgere noi perché evidentemente era privo di contenuti. Quindi, per cortesia, facciamo un minimo di autocritica, cerchiamo di essere collaborativi e cerchiamo di lavorare veramente. Grazie.